Più Europa inspiegabilmente è stata tenuta fuori dalla competizione regionale in Liguria. Noi avevamo promosso e stavamo presentando una lista riformista in quella regione, avremmo dato un contributo. Più Europa nel 2022 alle elezioni politiche ha totalizzato il 3,5% a livello regionale in Liguria, alle elezioni europee insieme a Italia Viva, Partito Socialista ed altre forze il 3,7%, quasi 24.000 voti, ma oltre che algebrico il tema è pienamente politico. È necessario cioè che vi sia un luogo, un tavolo politico permanente nel quale le opposizioni si confrontano per capire se è possibile costruire l'alternativa senza arrivare a momenti diciamo poco rispettosi degli altri soggetti politici, come quello dei veti che sono stati messi. Non è un modo di fare politica che ci appartiene, speriamo che quella della Liguria sia una lezione anche per gli altri. Ovviamente sta al Partito Democratico assumere la responsabilità politica di promuovere un luogo come un tavolo permanente delle opposizioni.